Io sono Dynamic e oggi faremo un video tutorial insieme. Questo è il mio primo video tutorial e vedremo su cosa parleremo. Vedremo su cosa parleremo. Scusate per l'italiano scarso. Bene, innanzitutto, come vedete, mi sono installato Windows 8. Eccolo qui, c'è la metro. E che succede su Windows 8? Su Windows 8 non c'è più il menu start di Windows 7, e che mi sta sul cazzo la metro, che non sa un cazzo secondo me. Ci sono queste applicazioni di merda. Comunque, me lo sono installato perché è più veloce. Allora, su internet ho trovato un programma in cui io posso riavere il mio menu start. Bene, per tutti quelli che hanno Windows 8, vediamo come fare. Bene, caricatevi questo file che trovate giù in descrizione. Per estrarlo, vi servirà un RAR. Se non avete, scaricatelo, tanto è un programma gratis, tra virgolette. Poi facciamo clicco destro su questo file e estrai qui. Quindi, ops, io ce l'ho già messo, non trovo dove, vabbè, io metto sia a tutti. Ah, sia a tutti, eccolo qui. Dove l'ho messo, cazzo? Ah, eccolo lì. Porco cane. Vabbè, comunque apriamo questa cartella e troverete che ci sarà una Start 8 versione 1.0 patch e ci sarà un'altra cartella dove ci sono le icone, che vedremo dopo a cosa servono. Bene, apriamo questo Start 8 e l'applicazione, che c'è solo la lingua inglese e un'altra lingua che non so cos'è. Comunque io metto ok, facciamo next. Next deve essere per forza installato sul disco C, mi raccomando. Facciamo next, installa. L'installazione è velocissima. Facciamo configuriamo Start 8. E come vedete giù a destra c'è una sorpresa. Ah, quando vi verrà questa... Ops, scusate. Madonna, cazzate. Quando vi verrà questa finestra, voi mettete no, mi raccomando, no. Ok, come vedete qua c'è una... Come si chiama? C'è la start di Windows 8, cioè Windows 7, che cazzo dico? Con l'icona di Windows 8. Comunque, se ora noi andiamo a rivedere come si chiama? Se ora noi ritorniamo a rivedere, cioè, ma che cazzo dico? Se ora noi andiamo sull'altra cartella, questa qui, che basterà andare su questo qui, che serve, cioè ci sarà scritto what you should the start button look like, cioè ci sarà questa qui, che sarà flag, che è di Windows 8. Start 8, che è proprio quella l'icona di Start 8, e Costume Imaging. Costume Imaging è una è la cartella in cui cioè, è l'altra cartella che facciamo se clicchiamo su Pick Imaging. Ci aprirà questa cartella in cui c'è questo qui. Per esempio, se noi ora vediamo, mentre la stat di XP è venuta quella di XP, anche se non sta bene perché viene tutto vuoto, possiamo mettere questa con una zampa, l'impronta di una zampa, che viene bene, tutti vengono tutti bene, eccetto quella di questa qui e quella di XP, dell'XP. Quindi anche se vi piace, mettetevelo se lo volete mettere, tanto a me non è che io vi uccido, cioè fate voi come voi volete. E cosa c'è? Dopo, bene, a me piace questo, metto questo un attimo, ecco. Come vedete si illumina, vabbè. Comunque po noi possiamo ritornare anche su quella normale, cioè possiamo scegliere la size di Windows 8, come fa questo. Infatti, se noi clicchiamo ora qua, qua, se ora noi clicchiamo qua, verrà la metro, che secondo me non è molto bella, però c'è chi piace. Io rimetto quella di Windows 7, e poi qua ci sono le configurazioni, i controlli, che io le lascio così perché tanto non servono, cioè non è che servono a tanto. Quindi ragazzi, il video si ferma qua. Ciao a tutti, un bel abbraccio da Dynamic e ci vediamo al prossimo video.